Allora, come detto, oggi è una giornata di festa, giornata in cui si comincia, no, a preparare le case, indipendentemente da che Natale sarà, alle feste. Ne vogliamo parlare con un'esperta che è collegata con noi, è Federica Ambrosini. Seguiamo la sua pagina di Instagram, veramente seguita da un sacco di persone, floral designer, ma molto di più. Pensate, cura anche ad esempio i matrimoni di alcuni VIP, ma questo poi magari ce lo facciamo raccontare. Federica Ambrosini, buongiorno e benvenuta. Ciao, buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buongiorno Federica. Allora, ci sono molti modi per addobbare un albero di Natale, tra poco ci darai i tuoi suggerimenti. Io do il mio, no? Ho ereditato dalla nonna e dalla mamma alcune palle di Natale, alcuni addobbi, e al tempo stesso tento di fare anche del mio, magari disegnandole alcune, no? Nel tempo perso, così per tentare di metterci qualcosa anche di personale. Tu cosa Quindi consigli? Quindi le disegni e le realizzi te. Sì. Sì. Bene. Con le uova bene, magari anche. Quindi un albero natalizio pasquale. È vero, un ibrido bellissimo. L'albero di Natale di Pasqua. Però l'uova e le uova si prestano per fare delle palle disegnate e colorate. Sì, delle uova. Sì, ma poi ci metti a questo punto ti dico tutto l'anno, no? Non ti ne è Pasqua, Natale, no, Federica? Ma la prima... infatti se posso dirvi, ci sono tantissime tendenze poi per l'albero di Natale, di anno in anno cambiano, anche perché ovviamente ogni anno ci devono far comprare cose nuove, quindi certo, ovviamente come nella moda dell'abbigliamento c'è, cioè, ogni anno una moda diversa per l'albero. Però se posso dare, ecco, un mio consiglio, un mio particolare cosa, è bello fare un albero di Natale con proprio qualcosa di proprio. Quindi oggi va tantissimo appunto addobbare l'albero non più con solamente le palline, ma con qualcosa che richiama proprio il proprio essere. Federica, facci degli esempi, facci degli esempi. Non lo so, per esempio, cosa puoi trovare a casa, bambini, no? Sì, io vai. Ho visto un albero bellissimo, adesso vado proprio però per i bambini, perché poi il Natale è anche per i bambini. Ho visto un albero bellissimo fatto con tutti i peluche da Walt Disney, per esempio. Sì. Oppure si può avere un albero legato a una passione che può essere una passione per le scarpe, una passione per... Cioè, che fai? Metti le scarpe sopra l'albero, non ho capito, appesa all'albero. Ragazzi, ma veramente ho visto di tutto, ho visto alberi fatti con oggetti che sono legati appunto, ripeto, a una passione. Poi ovviamente il classico albero di Natale con le varie palle, le palle è l'albero più bello. Mm-hmm. Io poi sono molto monocolore, quindi solitamente per me o è oro e champagne, con massimo cipria, o è rosso. Senti, ma ti risulta? Qua è arrivato un messaggio curioso di un ascoltatore che dice: io avendo un gatto e due cani, l'albero lo faccio appeso al soffitto. Ti risulta che ci siano alberi così? Questo, perché ho un gatto, e poi ci sono tutta quella serie di invece di addobbi che sono fatti o in pelo o in questo materiale un po' spugnoso, che anche se uno ha i gatti li fa comunque giocare, non appende l'albero al soffitto, lo mette normale, e sono con quei degli addobbi che non si rompono, perché effettivamente le palline di Natale, quelle belle, sono di vetro. Bene. Ma quelle sono quelle più belle. Ma così, se dovessimo inventarci una tendenza quest'anno, non so, un'idea che mi viene è quella di fare l'albero di Natale con le mascherine, visto che ce ne sono di tutti i colori. Oddio. Comunque può anche ti prego, una cosa... inquietante. Ma pure l'albero una cosa creativa, comunque. Ma creativa di che? Inquietante. Federica, tu non mettere. Mi appoggi? No. Dai, sono pronte per essere utilizzate così dagli ospiti quando arrivano a casa, no ragazzi, vi prego. Anche no, anche no. Riciclate, no. O se no. Sì. Allora, quindi non proporre Enrico, facciamo proporre a Federica. Allora, vai. Quale sarebbe se ci fosse una tendenza 2020? Allora, vi dico, io, come ho detto prima, io sono monocolore. Però quest'anno vanno i colori. Vanno i colori anche perché secondo me sono anche un simbolo di un attimo di speranza, e quindi lucine colorate, palle tutte miste nei colori, e oltre alle palline utilizzare appunto, come dicevo, qualcosa che sia personale, quindi un qualcosa che richiami il proprio gusto. Ma sei di Roma tu, Federica? Io sono di Roma, sì. Si sente proprio che sei di Roma. Si sente? Sì. Mamma mia quanto si sente. Sì, ma ci fa molto piacere. Grazie a Federica Ambrosini, buona giornata. Grazie a voi ragazzi, grazie mille.